Buongiorno a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua per presentarvi un nuovo prodotto che mi è stato inviato dalla Carrefour. Questa è una Power Station da 1500 watt ora. Che cos'è la Power Station? La Power Station non è nient'altro che un accumulatore di corrente, quindi una sorta di grande batteria. In questo caso vengono adoperate delle batterie di ultima generazione a litio ferro fosfato. Questo comporta i cicli di carica e di scarica superiori ai 3000 cicli, pertanto una notevole durata nel tempo rispetto alle batterie di vecchia generazione a litio. Ragazzi, come caricare questa Power Station? Ci sono diversi modi. In dotazione viene dato un alimentatore, quello da casa, praticamente tipo quello del computer, che viene inserito lo spinotto da questa parte, che sono le due prese di ricarica. Altrimenti ci sarebbe la possibilità di tramite un 12 volts, quindi una presa accendisigari da camper o da auto. O se no, la terza possibilità di ricarica sarebbe tramite pannello solare. La Carrefour naturalmente mi ha specificato che questo prodotto può essere alimentato con un pannello solare di potenza massima a 200 watt ora. Quindi non possiamo superare questa soglia dei 200 watt, il che rallenta un pochettino il tempo di carica. Fate voi i vostri calcoli. Naturalmente con i dati che vi lascerò potete trarre diverse conclusioni. Adesso andiamo a vedere il prodotto da vicino. Ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto e non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Questa è l'inquadratura, un primo piano di questo gioiellino. Allora, innanzitutto potete notare in basso a destra, come vi ho anticipato prima, le prese sciugo tonde, quindi sono quelle europee, 220 volt, 50 Hz. Poi subito dopo, andando verso la sinistra, possiamo vedere le varie le prese USB. E ci sta anche quella contrassegnata col colore blu, che sarebbe la quick, sarebbe la presa per la ricarica veloce. Poi abbiamo le altre tre bianche, sono diciamo quelle classiche, e sopra troviamo le prese USB di tipo C. Subito dopo troviamo invece una presa accendisigari a 12 volts con due uscite, gli output sempre da 12 volt. E appresso ancora, soprattutto sulla sinistra in alto, troviamo diciamo le entrate, quindi per la ricarica. Passiamo adesso a una prova pratica, vorrei farvi vedere la connettività di questo prodotto e spiegarvi in generale come funziona. Allora, innanzitutto attacchiamo un cellulare, passo da questa parte naturalmente, così. In questo modo noi adesso stiamo attaccando la presa da muro. Mettiamo il cellulare da questa parte, spero che si veda, ecco, adesso sì, e attiviamo le prese. Questi bottoni servono per accendere o spengere le varie funzioni, quindi in questo caso la presa. È entrato in ricarica il cellulare e naturalmente in questo caso mi sta dicendo quante ore ho disponibile di carica alimentando il cellulare. Ci abbiamo 96 ore. L'assorbimento dice che è di 8 watt ora. Possiamo notare che comunque tutte le volte tende a spengersi o a diminuire l'intensità luminosa per evitare dispendio di energia inutili. Questa è la funzione con la presa diretta. Naturalmente adesso facciamo una prova direttamente levando il doppino della USB di tipo A e mettiamolo e ricarica direttamente da quest'altra parte. Naturalmente non è entrato in ricarica perché bisogna attivare
la linea. Questo qui lo disattiviamo e qui possiamo vedere sul display il tipo di USB che è stata appunto selezionata. Sul retro di questa Power Station troviamo questa striscia bianca, nient'altro è che una luce, ha tre regolazioni di potenza, quindi abbiamo la prima che è molto soft, la seconda media intensità e la terza che illumina, fa una vera e propria illuminazione. Naturalmente di giorno non si può godere appieno di questo fascio luminoso di questa barra LED. Un'altra funzione è questa, la strobo. Praticamente questa serve per segnalare un eventuale pericolo, quindi in caso di rottura del mezzo uno può naturalmente metterla all'esterno e segnalare il pericolo, quindi il mezzo in panne. Un'altra funzione invece è quest'altra, l'SOS. Questo ormai è classico in tutti quanti i jump starter, quindi anche a lunghe distanze questo segnalatore potrebbe aiutare. Ho appena collegato questo frigorifero della Coca-Cola e naturalmente è attaccata alla presa 220. E questo può funzionare sia a 12 volts o a 220. Naturalmente la mettiamo a 220, attiviamo appunto la sezione delle prese di corrente, si accende la ventola, naturalmente qua dice che sono 11 watt assorbimento, 83 ore residue, 93%. Adesso accendiamo il frigorifero, impostiamo la temperatura a 2 gradi centigradi, il frigorifero acceso, da questa parte possiamo vedere che sta assorbendo 80 watt ora, 79 ore residue alimentando questo frigorifero portatile sono 13, 93% la percentuale della batteria residua della Power Station. 79 watt appunto è l'assorbimento e pare adesso stabile. Sicuramente quando scenderà a temperatura come ho preimpostato a 2 gradi naturalmente si stabilizzerà l'assorbimento. Sempre 79. E quindi questo è un piccolo esempio di utilizzo per questo prodotto. Adesso faccio la stessa cosa con la presa accendisigari 12 volts. Allora ho inserito la presa 12 volts, naturalmente ho selezionato il tipo di alimentazione, ho cambiato da 220 a 12 volts perché c'è il selettore sul retro del frigorifero. Attiviamo la presa, quindi, e naturalmente accendiamo il frigorifero che non è in automatico e impostiamo la temperatura come prima a 2 gradi. Il frigorifero è partito e qua possiamo vedere un assorbimento di 52 watt ora, quindi in 12 volts c'è meno assorbimento. Vediamo che per 23 ore abbiamo autonomia residua della batteria utilizzando appunto in carica questo apparecchio, e il 92% della quantità di energia che è accumulata nella Power Station. Prima vi ho parlato appunto delle varie uscite per l'alimentazione, quindi con l'esciugo, quindi 220 50 Hz, abbiamo le USB di vario genere, abbiamo l'attacco 12 volts accendisigari e appunto vi volevo parlare anche di quello che la CarQ dà. In corredo con questa Power Station troviamo il modulo appunto per il jump starter, per l'avviamento di emergenza di
auto o furgoni o anche moto, perché comunque sono 6-12 volts. Troviamo l'alimentatore, che sarebbe questo qui, 220 con trasformatore per alimentarlo alle prese di casa, e anche quest'altro che sarebbe il cavetto che possiamo utilizzarlo per ricaricare la power station anche in auto o nel camper, praticamente inserendo da questa parte lo spinotto e quest'altro capo all'accendisigari, la presa accendisigari 12 volts dell'auto. Se no, sempre per l'appunto, si collega l'alimentazione di casa sempre a uno di questi due spinotti che sono in entrata e attacchiamo alla presa di casa. Poi, per quanto riguarda invece il jump starter, basta appunto inserire in questo modo la presa. Naturalmente sono particolari, hanno delle forme particolari, quindi non si può sbagliare, è una presa obbligata. Inserire in questo modo, attaccare appunto negativo e positivo al cavo di alimentazione della macchina o la batteria, e in assenza totale di potenza di batteria della macchina, che proprio è a terra, quindi non è utilizzabile, c'è la funzione booster, che appunto anche senza batteria basta pigiare questo bottoncino, si accende la luce verde e dà uno spunto molto più alto, quindi ha una potenza tale da mettere in moto la macchina anche senza la presenza della batteria. Adesso spengiamo tutto e continuiamo con la descrizione. La Carcour ha adoperato delle batterie agli ioni di litio al ferro fosfato. Naturalmente nuova generazione, hanno un ciclo di vita molto più lungo delle classiche batterie agli ioni di litio, e l'unico neo è il peso. Pesa circa 17,5 kg, quindi è un pochettino scomodo il peso, però essendo anche di dimensioni compatte possiamo dire che è trasportabile. Io avrei fatto a mio avviso una sorta di trolley per il trasporto, però naturalmente poi in evoluzione si possono anche aggiungere un carrelletto di questi che si possono chiudere e diventano pocket piccolini, e andiamo a sopperire anche a questo neo negativo. Ragazzi, questa qui è la presentazione generale. Io avrei intenzione di fare altri episodi, appunto altri video, dove vi potrò illustrare i vari campi di utilizzo di questa power station così potente. Sempre sopra impressione vi lascerò anche il link della Carcour, così potrete andare a visitare il sito ufficiale dove potrete vedere i vari prodotti che produce questa grande azienda. Io per il momento vi saluto, vi rinnovo di iscrivervi al mio canale, mettete un like se vi è piaciuto questo video e mi raccomando, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ciao e a presto!